Tartali non è più il rivale di Coppi. Il simbolico via dato dal sindaco di Milano va da preludio alla partenza volante per la prima tappa. Vediamo Magni subito smanioso di affermarsi e Gino in veste di giornalista prepararsi al primo commento. Si va verso Torino e la tappa si risolverà nel finale. 5 in testa a 10 km dall'arrivo. Uno solo negli ultimi 2 km, Guido Messina, campione mondiale dell'inseguimento. Primo con 5 secondi di vantaggio solo l'andese De Groot. Prima maglia rosa e primo giro d'onore. Primi a passare il confine nella seconda tappa, Martino e Sartini. Scavalcano il colle di Tenda infilando il tunnel che divide l'Italia dalla Francia. Eccoci sul colle di Pruy, dietro Bruno Monti e Giuseppe Buratti. Sarà lui a transitarvi per primo, ma nella discesa, colpito da crampi allo stomaco, si ritirerà. Sull'altro colle Monti vincerà il premio della montagna e adesso, per quanto sia venuto giù a scapicollo, è raggiunto da Magni e dal gruppo, nel quale vediamo in posizione di tranquilla attesa Fausto Coppi. Fausto partecipa alla volata ma finisce secondo dietro Magni. A Can Fiorenzo è la nuova maglia rosa. È la tappa più breve della prima parte del giro. È la tappa di De Filippis. Scattato sulle prime rampe della Tour B, non sarà più raggiunto. Al traguardo di Sanremo risulterà vincitore a quasi 43,5 di media e sarà vincitore per distacco. 15 secondi su un folto gruppo che vedrà impegnati nel volatone gli specialisti della velocità. Fiorenzo Magni precede Benedetti e Koblet, conservando la maglia rosa.